Eccomi! Michela, ti sei fatta desiderare tantissimo. Io mi stavo già angosciando, come all'inizio di, come sempre, all'inizio di tutte le dirette Instagram. Sono felicissima di vederti. Benvenuta, benvenuta sul mio profilo che ho piratato in questo modo. Comunque, benvenuta Hai sul mio. hackerato il circolo dei lettori. Questa per me è una cosa piuttosto strana, perché per me il circolo dei lettori di Torino, proprio il palazzo, gli spazi, è casa. Quindi io non c'è stato un solo mio libro che io non abbia presentato in quelle sale, e per me Torino è una città del cuore, dove ho abitato, è stata un po' casa mia e credo lo rimarrà sempre. E poi lì al circolo tutte le amiche, gli amici, oggi non vedere nessuno. Qualcuno dice: ma fai la diretta con Sanremo contro? Non abbiamo paura di niente Ma noi, questa voglio è dire. una fottutissima controprogrammazione, ma che stiamo scherzando? Sanremo, Esatto, what nessuno of vuole andare in onda Sanremo? contro Sanremo, noi sì, con sprezzo del pericolo. Esattamente. Comunque, guarda, anche per me è una città del cuore Torino, quindi ho una grossa fetta di cuore a Torino, quindi da questo punto di vista siamo d'accordissimo. Comunque, bando alle ciance, come diceva Topolino molto tempo fa, mi ricordo ancora il lessico di Topolino, che mio padre mi leggeva a voce alta, quindi capisci, ho dei ricordi pazzeschi. Allora, tu hai scritto questo libricino, libricino si fa per dire, che si chiama Stai zitta e altre 9 frasi che non vogliamo sentire più. Quando mi è arrivato, io ho iniziato a bestemmiare in aramaico antico, perché effettivamente hai messo il dito nella piaga. Giusto così, sembrava fatto apposta, o forse l'hai mandato tu, Michela, ma sotto una cosa che io ho condiviso oggi. Un signore mi ha scritto: bene quando tratta di comunicazione di social, ma per carità non parli di educazione di scuola. No? Quindi chiaramente signore innominato mi dice che cosa devo e che cosa non devo dire. Al che io ho tirato fuori questo libro e ho detto: allora aspetta, cerchiamo il punto in cui parla di questo. No? E giustamente mi ci sono ritrovata al 150%, ma del resto non è un caso se siamo qui a presentarlo assieme. Quindi io partirei subito da una domandina di quelle delicate che non ti avranno mai fatto, che è: perché hai deciso di scrivere questo libro? Ho Perché hai deciso deciso di di rompere i scrivere. coglioni scrivendo questo libro? Mettiamola così per esteso. Ho deciso. Qualcuno ironizza sulla mia tazza. Sì, è la tazza giusta per stasera, diciamo, è la risposta a un sacco di domande che ci vengono fatte normalmente e di cose che ci vengono dette. Naturalmente solo i sardi possono capire esattamente il senso di questa tazza. Non me lo chiedo perché è una volgarità. Quindi ci Beh, tengo però a sottolineare che è un credo buon di modo. saperlo, però va bene. Altrimenti, che tu, come dire, potresti anche avere accesso ai patrimoni semantici di lingue romanze varie, compresa la mia, che è appunto il sardo. Allora, perché uno si mette a scrivere, una si mette a scrivere un libro che dà fastidio come questo? Perché c'è bisogno di darlo quel fastidio. C'è qualcuno che è seduto troppo comodo e fa tutto quello che vuole, e c'è qualcuno che invece è seduto scomodo e dice: scusa un attimo, forse dovremmo riequilibrare un attimo le posizioni. Perché ho scelto il linguaggio? Non lo spiego a te, che tu, insomma, hai una vita di studi, l'hai scelto come mestiere, come esercizio di perfezione anche. Sì, perché voglio dire, io ho quasi sudditanza nei tuoi confronti, perché sulle parole tu hai una competenza che è superiore alla mia. Io ho molta competenza delle conseguenze delle parole, nel senso che mi piace discutere di parole non soltanto perché le parole sono convinta che diano forma alla realtà che abitiamo, ma soprattutto perché le parole sono di tutti e di tutte. Cioè, non sono, sai, uno dice: voglio risolvere il sessismo nello sport. Io cosa potrei fare? A parte, manco lo faccio lo sport, però sono dei sistemi fuori dalla mia portata. Dice: voglio risolvere il problema del fatto che in ambito accademico su 83 rettori, 77 siano maschi e solo 6 siano donne. Non posso farlo perché non sono il ministro, non sono la persona che sceglie queste cariche. Sono ingiustizie che devo subire, devo osservare, devo denunciare, ma non posso cambiare. Invece, con le parole no. Le parole sono uno strumento molto democratico, sono in bocca a tutti quanti, a tutte quante, e sono a nostra disposizione, nel senso che siamo noi che decidiamo
quali usare e quali non usare. Non è vero che il politically correct ci limita, non è affatto vero. Politically correct è il modo inglese con cui noi chiamiamo il rispetto. Mm-hmm. Cioè, sì. Un linguaggio rispettoso, come dire, non ci limita, al contrario, ci spinge alla ricerca di una maggiore creatività per riuscire a comunicare senza necessariamente offendere qualcun altro. Ecco, a me meraviglia sempre che ci sia qualcuno che questo sforzo non lo vuole fare, non vuole riconoscere che il suo linguaggio è offensivo, e anche quando glielo dicono in tutte le lingue, non lo vuole cambiare. Dà la colpa a te. No, ma non solo, ma hai subito tirato fuori uno degli argomenti caldi, che è politicamente corretto. Il politicamente corretto usato come clava, nel senso che non si può più dire nulla, senza rendersi conto che il punto del politicamente corretto è, come dire, rimarcare che la tua libertà di parola finisce quando inizi a dare fastidio al prossimo, no? Per cui si tratta semplicemente di calibrare le proprie distanze, come si può dire, le proprie relazioni linguistiche in modo da non ferire il prossimo. Io non so quale possa essere il vantaggio cognitivo e umano di poter dire liberamente, di poter chiamare liberamente con nomi offensivi, non lo so, gli omosessuali, le donne, le persone di altre etnie, di altre religioni, cioè non so qual è il gusto. Come si fa a confondere questo con la libertà? Come si fa a pensare questo come una limitazione della libertà? Tu subito sulla linguetta di copertina dici: se si è donna in Italia si muore anche di linguaggio, per l'appunto. Inizi così. Sì, spiegacelo. È una frase forte, però le parole costruiscono atteggiamenti corrispondenti. Se tu usciamo un attimo dall'ambito sessista, muoviamoci su altri campi semantici e magari sarà più chiaro. Fino a 15 anni fa era normale insultare qualcuno chiamandolo mongoloide. Mm-hmm. Ora, mongoloide chiaramente fa riferimento a una sindrome, è una malattia, e le persone che hanno, come dire, quella condizione non devono, già vivono, come dire, una condizione di fatica rispetto allo stato perfetto di salute, sono persone che non devono vedersi ridotte a insulto tra sani, mettiamola così. Uso queste parole perché, sì, perché ci capiamo, però non sono le espressioni che userei. Ecco, oggi a nessuno verrebbe in mente di utilizzare mongoloide come insulto, e se qualcuno lo facesse, gli altri direbbero: ma scusa, perché devi mettere in mezzo chi non c'entra nulla? Perché devi mettere in mezzo una patologia in un discorso? Se vuoi dare a qualcuno dello stupido, dagli dello stupido, però non insultare contemporaneamente un'intera categoria di persone che non c'entrano niente con il vostro, certo, discorso. Mm-hmm. Ecco, questa cosa è stata possibile perché c'è stata molta pressione su quella parola, e si è detto: questa parola non si può più usare. Oggi non è più possibile associare un reato a una nazionalità. Mm-hmm. Se c'è un furto non puoi più dire la nazionalità delle persone, non puoi più dire la 12 nell'articolo, ma non lo dici più nel titolo. Cioè, noi abbiamo visto titoli alla stregua del ritardato, dice qualcuno, certo, giustamente. Mm-hmm. Ci sono, abbiamo visto titoli dove si diceva marocchino investe donna sulle strisce, due uomini e un rumeno, cioè uccisi a due uomini e un rumeno, cioè questo è un problema serissimo. Penso, per esempio, è un errore in cui sulle questioni razziali e sulle questioni della disabilità alcune sensibilità sono state raggiunte. Sulle questioni sessiste, no, non lo si vuole proprio fare. Cioè, ancora oggi io devo vedere titoli in cui si dice: Biden lancia una nigeriana al WTO. Ora, certo, a parte l'immagine divertente e comica di Biden che lancia una nigeriana, ma a nigeriana non vuol dire niente, vuol dire che Biden è andato in Nigeria e ha preso una nigeriana a caso e poi l'ha lanciata al Fondo Mondiale del Commercio. Questo vuol dire, non vuol dire questo, cioè vuol dire che tu stai negando il nome e il cognome, negando la professionalità. Quella nigeriana, prima di essere nigeriana, è un economista e ha un nome e un cognome. Nel momento in cui tu ti rifiuti di dire l'identità e di dire la professionalità,
e stai riducendo quella persona alla sua nazionalità, appunto nigeriana, e al suo sesso, cioè una donna. Certo. Quelle sono, qualcuno ride, dice l'angela nigeriana, era un titolo di prima pagina, sì, ma sì. Ce ne sono tutti i giorni, e non vuol dire che le persone che fanno quei titoli sono razziste o sono sessiste, o sono... significa che la lingua funziona per meccanismi automatici. Sì. Ci sono dei punti, quando hai poco tempo a disposizione, prima arriva lo stereotipo e poi arriva la parola nuova. Se tu non hai il tempo di pensare alla parola nuova, lo stereotipo fa prima. Sì. Attenzione però, perché se il linguaggio con cui noi raccontiamo la realtà nei giornali, negli articoli, in televisione, è fatto tutto di stereotipi, questa realtà stereotipata, quando la cambi? Quando è che apri la prospettiva di un'altra ipotesi? Infatti lo stereotipo di per sé non è Satana, nel senso che lo stereotipo è anche la cosa che ci aiuta a non ripartire tutte le volte da zero nella conoscenza, no? Cioè è un pregiudizio nel senso tecnico, pregiudizio. Il problema è se tu non usi il pregiudizio come un trampolino per andare oltre, ma ti fermi al pregiudizio. Come quando Kahneman parla di sistema 1 e sistema 2, no? Dice abbiamo questo sistema 1 che è l'intelligenza istintiva, che è quella che ci fa togliere il dito dal fuoco perché brucia, non è una cosa razionale. Poi c'è il sistema 2 che è il pensiero razionale, ponderato, eccetera. Se noi non facciamo questo piccolo passaggino evolutivo, in realtà rimaniamo schiavi dei nostri automatismi, cioè rimaniamo incastrati nei nostri stereotipi, che è quello che ogni tanto trasuda dalla comunicazione. Cioè magari non è esplicito, tu lo dici nel libro, non è esplicito il sessismo, ma è ancora peggio che sia implicito. Per esempio, quando tu racconti subito all'inizio quel simpaticissimo siparietto di cui sei stata tu protagonista in radio, in cui ti è stato detto di stare zitta, zitta e ascolta. Saluto a Raffaele Morelli. Professor Morelli, grazie di questo spunto, perché ci ha dato, come dire, il casus belli per poter riflettere di... Il casus Morelli, direi. Esatto, che in realtà non era né il primo e purtroppo non era l'ultimo, perché io ricordavo chiarissimamente Ignazio La Russa cercare di zittire Concita De Gregorio, che con una compostezza che le è propria negli studi nel mostro televisivo, lo contraddiceva, e lui sbraitava e diceva: Concita, Concitina, tappati la bocca con un turacciolo, cioè prendete La Russa, no, col suo modo, cioè tappati la bocca con un turacciolo. Ora dimmi tu in quale studio televisivo hai mai sentito un uomo rivolgersi, La Russa in quel frangente era o ministro o sottosegretario, non ricordo la difesa, ma mi pare ministro, e Concita De Gregorio era la direttrice dell'Unità. Quindi stiamo parlando non di uno studio dove ci si accapiglia normalmente, ma uomini e donne, stiamo parlando del livello più alto dell'espressione, del racconto della realtà e del racconto della politica. Tappati la bocca con un turacciolo, ma gli episodi sono altri, penso a Mauro Corona che dice a Bianca Berlinguer, stai zitta Bianchina. Stai zitta, Gallina. Cioè, Bianchina e Gallina, il diminutivo e la riduzione a bestia. Io mi domando come sia possibile che Corona metta piede in qualunque studio televisivo da oggi in poi. Ecco, perché è simpatico. Molto forte su questo, come se alla fine tu debba abbozzare, dai, non farne un dramma, ridi, cioè hai fatto così, certo. Ma perché devi, cioè, ma perché ci devo sempre stare a questa schifezza? Me lo dovete spiegare, per quale motivo, dove ho firmato, dov'è che ho messo la firma, per cui devo ingoiare tutta questa roba, fare sempre la superiore, fare spallucce? Questo, ogni volta che io permetto che venga fatto con me, che sono una che si potrebbe difendere, metto tutte le donne a cui viene fatto nella condizione di non potersi difendere, specialmente se hanno molti meno strumenti di me. Cioè, se non mi ribello io, che posso mandare a quel paese uno psichiatra famoso come Morelli, che poi non l'ho mandato a quel paese, gli ho detto semplicemente: lei non mi dice stai zitta, stiamo discutendo, io ho un'opinione, lei ne ha un'altra, io non la zittisco, io la contraddico, lei invece di contraddirmi cerca di azzittirmi. Quindi il meccanismo era questo. Ora, come fa una ragazzina in prima superiore quando i compagni cercano di farle la stessa cosa, se non ha mai visto nessuno reagire? Come potrà, certo, trovare la stessa reagire? Certo. Alcune ce la faranno perché sono forti, ma la stragrande maggioranza avranno così paura di essere emarginate e giudicate che staranno zitte. Se stai zitta una volta, zitta sempre poi. Anche perché se ribatti,
Sei petulante, stridula, sguaiata, aggressiva. Leggo, gli aggettivi fanno spesso riferimento all'acutezza del tono vocale, trasmettendo l'idea che il suono della voce femminile aggredisca l'udito più di quanto potrà mai fare una voce maschile. Sotto uno dei miei TEDx, un tizio più volte ha scritto: questa qua dovrebbe operarsi alle corde vocali perché non la si può sentire. Questo è un grande classico. E poi, Michela, non fare la maestrina, cavolo. Però questo mi fa tenerezza perché ti fa capire che il maschio medio italiano, non tutti, ma molti, perché questa cosa della maestrina torna e ritorna, devono aver avuto un tale trauma alle elementari la prima volta che la maestra gli ha messo il segno rosso mentre facevano le pagine delle stanghette, capito? Che Mi è da quel rimasto momento dentro. gli è rimasto dentro. Ogni volta che una donna li contraddice o li corregge, vengono come in una macchina del tempo riportati a quando avevano 6 anni con i calzoni corti e stavano lì annichiliti davanti a questa figura femminile giganteggiante che diceva loro come dovevano fare le asticelle. Ora capisco, come dire, ogni volta che tu mi chiami maestrina, in realtà stai dicendo che hai una regressione infantile che ti riporta a quell'istante. Per cui, come dire, non sono io che ti tratto con superiorità, sei tu che ti poni in una condizione di inferiorità. Trova argomenti e contraddicimi, non maestrina. Io quando argomento contro qualcuno penso di farlo allo stesso livello. Certo. Che questa persona pensi che io mi stia mettendo sopra solamente perché sono in grado di argomentare è un problema di insicurezza sua, ma le insicurezze, come dire, si curano dall'analista. Vai da un analista e cerchi di capire per quale motivo c'è questo trauma con la maestra delle elementari. Però guarda, io ci provo a fare i panel non di soli maschi, però le donne o si rifiutano di venire o le donne che si occupano di questi temi sono poche. Come si fa? Ciao Maura Gancitano che è entrata, Tom, sono arrivata al momento giusto, ciao. Io sto leggendo i commenti nel frattempo e vi saluto tutti, ci sono molti amici, molte persone che ci seguono, un po' me, un po' te, ma ci sono anche altre persone che probabilmente si collegano. Ci sono anche dei troll simpatici, ciao maschio moderno, ti salutiamo, ma per voi tutto sessismo è... Una carezza. No, non è tutto sessismo, e francamente io nella vita vorrei occuparmi di altro che di sessismo. Se mi ritrovo a dover parlare costantemente di sessismo è perché il sessismo è ovunque e soprattutto perché ci sono persone come te che negano che ci sia. È molto facile negare una discriminazione quando non la vivi, ma anzi qualche volta magari la perpetri. Quindi questo può essere interessante, però dai, ti facciamo stare perché siamo democratiche. Scusa se questo è l'unico episodio in cui ti citeremo e ti risponderemo. Scusa, mi hai chiesto una cosa e mi sono No, distratta un attimo. ti stavo parlando dei Manel, no? E ho fatto un po' l'avvocata del diavolo dicendo, però non ci sono donne che si occupano di questa cosa, oppure le ho chiamate ma non sono volute venire, quindi è un po' colpa delle donne. Si occupano di qualcosa, questo è falso. Nella stragrande maggioranza delle aree di interesse o di studio, le donne sono o pari numero o addirittura superiori. Ci sono degli ambiti in cui le donne sono di meno, oggettivamente. Io ho un consesso di informatici e mi aspetto di trovare meno donne, perché ci sono meno donne ovunque, anche nel percorso di studi informatico, però questo non sarà sempre vero. Però ce ne sono altri in cui invece le donne sono di più, oppure pari, però quando vai a vedere i panel di esperti, stranamente ci sono solo maschi. Ora, a quel punto ti dicono, sì, però le ho invitate e non sono venute. Allora, ne avrei invitato una o due che per ragioni loro avranno anche potuto non venire, mettiamo così, ma non è che con loro si rifiuta un genere intero, cioè se tu non può venire, chiami un'altra. Non è che se un uomo non può venire, tu dici, oddio, i maschi non accettano. Quello non ha accettato, non i maschi, te ne trovi un altro. Invece non si sa perché ogni volta che una donna ha un impegno, non può, tenendo presente che le donne devono gestire un doppio bilanciamento. Da un lato c'è quello professionale, dall'altro lato c'è quello familiare. Cioè io lo vedo nei festival letterari, quando ti invitano ti propongono, perché devono pagarti il biglietto, quindi per farti spostare cercano di massimizzare il più possibile la tua presenza. Quindi ti fanno presentare il tuo libro se ne hai uno, ma cercano di accollarti la presentazione di almeno altri 2 libri. Uno è un amico tuo o un'amica tua, quindi qualcuno che accetteresti, diciamo. E dall'altro lato qualche un perfetto sconosciuto che nessun altro vuole presentare, e forse tu lo farai, perché appunto ti viene dato l'opportunità di presentare il tuo. Quindi in genere questo invito è a pacchetto di 2 o 3 giorni addirittura. Ora,
Un uomo nell'organizzazione familiare tradizionale italiana può allontanarsi per 3 giorni da casa, fare quello che deve fare e poi tornare. Una donna, se ha figli o se gestisce fragilità di persone anziane, non lo potrà fare. Quindi questa cosa qua, ogni volta che mi dicono, ah, non è potuta venire, ok, non è potuta venire, le hai chiesto la ragione? Può darsi che sia un altro impegno, ma può darsi anche che abbia una coppia che non può affidare a nessun altro, a differenza del suo compagno o di suo marito. Non tutte le coppie sono organizzate in questo modo, però sarebbe ingiusto negare che ci siano molte coppie che sono ancora organizzate in questo modo, per cui l'uomo ha una quota di libertà, di movimento e di, anche di accettazione di questi inviti molto interessanti, perché tutti si aspettano da lui che la priorità la dia al mestiere fuori casa, mentre dalla donna si aspettano che la priorità la dia ai figli. Poi certo, se ti avanza del tempo, allora andrai a fare qualche altra cosa. Per cui gli organizzatori di festival letterari ogni volta mi dicono però portare le donne è difficile. Certo che è difficile, perché strumenti come un festival letterario sono tarati sulla disponibilità di tempo dei maschi, non delle femmine. Certo, no, fra l'altro questa è una, voglio dire, è una criticità che la pandemia ha ben messo in evidenza, perché il lavoro di cura dei figli, per esempio in DAD, no, in didattica a distanza, e degli anziani è quasi interamente ricaduto sulle donne, che sono quelle che in linea di massima hanno perso il lavoro, peraltro, no? Giusto così, per fare anche una annotazione sul quotidiano, quindi assolutamente vero. E un'altra cosa, mi sono ritrovata nel tuo libro perché una delle domande che fanno spesso a me è come faccio a conciliare la carriera con il fatto di essere madre single, no? Per cui ho una figlia tredicenne, come fai? Questo ai nuovi. La vera domanda è, se sei qui forse non sei una buona madre, ma se certo, sei una buona madre, vera gay, no? Ma a guarda, tua bambina, mentre tu sei qui a parlarci del femminile nelle professioni. Tra l'altro sì, le ho preparato una pizza surgelata questa sera, quindi sono veramente, neanche quest'anno vinco il premio madre dell'anno, mannaggia, guarda, non sì, so come farò. A proposito, se non le seguite, io vi invito a seguire il profilo Instagram di due donne straordinarie che si chiamano Mamme di Merda, è proprio il nome del profilo, che sì, parla di inadeguatezza rispetto alle aspettative che ha la società delle mamme e la fatica di conciliare appunto una situazione difficoltosa con i pochissimi strumenti che lo Stato ti mette a disposizione. Mamme di Merda sono fantastiche, se avete problemi di senso di inadeguatezza vi assicuro che guarirete. Di continuo, io di continuo, ma la cosa più interessante è che anche persone a me care hanno usato la maternità come arma contro di me, cioè, ma pensa a tua figlia invece di andare sempre in giro. Quindi anche, cioè, la cosa bonaria, no? Anche chi ti vuole bene ti dice, però insomma sta povera bambina, quindi guarda, ne so qualcosa. Però ti volevo lanciare un altro sassolino. Tutte queste Maria Elena, Lucia, Virginia, Chiara, Deborah, Giorgia, Michela, Vera, ma come mai le donne vengono chiamate per nome? Beh, vengono chiamate per nome e non per cognome, perché il nome le familiarizza e riduce a zero appunto il loro, la loro autorevolezza. Perché se io ti chiamo per nome è perché abbiamo un rapporto confidenziale, ma se siamo colleghi, per quale motivo il mio collega viene chiamato per cognome e io per nome? Cioè, perché Biden e Kamala? Certo. E Biden e Harris, no? Cioè, per quale motivo lei deve essere chiamata per nome? Harris non è un cognome difficile, non è un cognome lungo soprattutto, quindi qual è la giustificazione di chiamarla Kamala? Mm-hmm. Perché è vicepresidente, se tu la chiami per nome, non è tua cugina, non avete, in Sardegna si dice noi osfacu su gioco un pari, non abbiamo giocato insieme da bambini, quindi meno confidenza. Per quale motivo insisti a chiamarmi col mio nome proprio? E se mi chiami per cognome, perché mi devi mettere davanti l'articolo ogni volta dicendo ma è uso del nord e magari sei di Catanzaro? Cioè, per quale ragione? Sì, perché dico è uso del nord per i maschi e per le femmine, allora perché mi ritrovo sempre io con l'articolo davanti? Io sono stufa di dire a quelli che mi chiamano la Murgia che la Murgia è un altopiano delle Puglie. Io mi chiamo Murgia, non mi chiamo la Murgia. Questa cosa per me è problematica, perché è chiaro che quell'articolo davanti è un modo per reificarmi, per trasformarmi. L'articolo determinativo si utilizza per gli oggetti, non si utilizza per le persone. E questo per me è un problema, perché io mi accorgo che c'è
un meccanismo che riduce il mio impatto, la mia autorevolezza, la mia forza, la mia, anche il mio conflitto, perché poi alla fine il punto è quello, se io sto zitto e ti do ragione, ho tutto il rispetto del mondo, il rispetto cala, diciamo, in proporzione inversa al conflitto che io pongo. Mm-hmm. Se ti contraddico, tutti i meccanismi di rispetto si ritarano, come se fosse un dimmer, diminuiscono mm-hmm. fino ad arrivare al punto in cui mi chiedi di stare zitta. Mm-hmm. Non vedere questo per me è impossibile. Non denunciarlo è altrettanto impossibile, soprattutto perché lo vedo continuamente ripetuto. Faccio l'esempio nel libro di Samantha Cristoforetti. Sì, l'ultimo, sì. L'ultimo titolo che ho avuto modo di analizzare su questo era Astro Samantha e Parmitano premiati a. Ora, Astro Samantha e Parmitano si chiamano Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano. Poi si chiamano Astro Samantha e Astro Luca su Twitter, tutti e due, sì. Perché l'Agenzia Aerospaziale Italiana ha questo uso, per cui, tra l'altro, ammito, gli astronauti che vanno in orbita possono utilizzare questa dicitura, Astro sì. Più il loro nome proprio. Solo che questo nome proprio viene applicato quasi esclusivamente sulle donne. Mm-hmm. E, per cui nello stesso titolo ti puoi trovare Astro Samantha e Parmitano col cognome, però mm-hmm. Astro infatti, Samantha scusa, no, infatti il problema non è Astro Samantha, ma è l'accostamento, cioè è l'accostamento che scrive. Se fosse stata Astro Samantha e Astro Luca, esatto. Esattamente, non puoi non accorgerti della differenza di lessico, per cui non puoi non chiederti per quale motivo senti il bisogno di ridurre alla familiarità la donna e di mantenere invece il distacco professionale con un uomo. Chieditelo tu perché usi due parole diverse. Dice, ma è invalso nell'uso ormai, Astro Samantha, eccetera. Non è invalso nell'uso, è che nell'uso giornalistico è normale che qualunque donna raggiunga qualunque eccellenza venga chiamata col nome proprio, come se fosse una persona che noi tutti conosciamo. Può essere la sindaca di una grande città come Roma, che è Virginia per tutti, o può essere la vicepresidente degli Stati Uniti, che è appunto Kamala. Però questo meccanismo. Hillary è stata Hillary per una vita, cioè sì. C'è un cognome, abbiamo dovuto subire Angela, devo subire ancora Ursula ogni volta nei titoli, Van der Leyen però è lungo, sì ok, ma Harris è corto, quindi il problema è un altro. Qualcuno mi ha obiettato sulla nigeriana che il nome era troppo lungo quando Biden lancia la nigeriana al WTO, le ho contate, ci volevano più lettere a scrivere una nigeriana che non il nome e il cognome dell'economista che era stata effettivamente promossa per la presidenza del WTO. Ecco, questa roba qua non è vero, non ci sono ragioni tecniche, ci sono ragioni psicologiche, ci sono ragioni, non dico che chi lo fa sia consapevolmente sessista, io questo lo escludo, però quando ti dicono che questo meccanismo ottiene un risultato discriminatorio nella percezione del racconto sociale, apri gli occhi e accorgitene, e quella parola, se non hai un motivo per dirla, perché vuoi insistere nel dirla? Perché non accetti che le persone che si sentono discriminate ti dicano guarda che è un problema quella parola lì, smetti di usarla. Tutte queste persone di solito utilizzano la stessa scusa e ti dicono vabbè, ma le vere battaglie sono altre, non è così importante. Se non è così importante, perché ti impunti? Cambia la sta parola, no? Se è talmente semplice, se sto chiedendo un'inezia, una sciocchezza, se non, come dire, se è irrilevante chiamarla sindaca o sindaco, perché non la chiami sindaca? Certo, se ti impunti che non la vuoi chiamare sindaca, perché evidentemente non è vero che non è rilevante, lo è moltissimo. Fra l'altro sei disposto a stare 2 o 3 giorni a discutere con me, per esempio, sull'inutilità dei femminili professionali, perdendo un sacco di tempo su una cosa che per te è evidentemente irrilevante. Cioè guarda che è un bel paradosso, eh? Cioè a me mi piantano, a me mi proprio piantano certi chiodi sul profilo che vanno avanti per giorni, proprio come la garrota, no? Piano piano continuano, tipo tennis, a dirmi che mi occupo di cose irrilevanti per 3 giorni. Cioè una roba, voglio dire, l'Iron Man. Quante volte ti ho detto, Vera, io ammiro
la tua pazienza, ma la ammiro proprio con devozione genuflessa. Cioè, io ogni volta che mi attaccano quel chiodo lì, io immediatamente prendo questa tazza, subito, e la espongo pubblicamente, perché mi rendo conto che non c'è un tentativo di confronto, c'è un tentativo di sfiancarmi affinché io la smetta di fare quella cosa lì, però non la smetto. Sì. C'è qualcuno che scrive: è un capo che chiama Charlie's Angels due dipendenti e loro ridono, è come se le chiamasse le veline. Non ci crederete, ma in uno dei capitoli del libro io analizzo proprio la dicitura Charlie's Angels. Sì, non hai pagato questa persona per fare questo assist. No, una vale si chiama. Devo dire che avevo in mente qualcosa... qualcosa, una persona precisa quando ho scritto quella roba lì, perché ne conosco anch'io uno che chiama il suo gruppo di donne che lavorano per lui, ma sono convinta di lavorare con lui, le chiama Charlie's Angels. Qualcuna scrive, racconta l'aneddoto del consigliere regionale che non voleva pronunciare architetta perché pensava subito alle tette. In realtà non era un consigliere regionale, era un assessore alla cultura del comune di Fano, perché non lo devo dire, perché così diamo un po' un spessore di realtà al fatto. Mi invitarono per parlare proprio di femminili nelle professioni e in generale del sessismo del linguaggio, stiamo parlando di 4 anni fa, forse anche più. E alla fine di tutto, con l'assemblea che nella sostanza mi dava ragione, lui scherzosamente mi ha detto: sì, quello che vuoi, ma io di mestiere faccio l'architetto, non riuscirei mai a chiamare una mia collega architetta perché mi verrebbe spontaneo guardarle il seno. E io gli ho detto: tu fai l'assessore qua. L'assessore contiene la parola sesso dentro, ma non è che ogni volta che ti chiamo assessore io ti guardo la braghetta. Esatto. Quindi il problema non è che cosa, come la chiami, il problema è dove guardi, cioè è il tuo sguardo il problema, è il tuo pensiero il problema, tu pensi che sia la parola, ma sei tu, perché quando un muratore usa la cazzuola, o quando nella vela si cazza la randa, o quando si cazza la randa, il fallo calcistico, non è che tutti pensano all'uccello, al membro maschile, voglio dire, ma tutti aspettano che arrivi il grande pene, che si cali sul campo da calcio l'immenso pene, no? Quando tu dici fallo, esatto. Fallo non richiama mai. Il contesto smette di contare solamente quando ci sono le donne di mezzo. Allora la questione sessuale prende, come dire, prevalenza e non c'è modo. L'intelligenza è come se non potesse eluderla. Ma io ho più stima dell'intelligenza e delle donne e degli uomini. Sono convinta che possiamo eluderla questa roba, che si può dire sindaca anche senza che ti cada l'apparato minchiatico. È molto bella questa cosa, però ti lancio un'altra cosa fastidiosa, anzi te ne lancio due, una che mi è rimasta impressa perché è stata detta spesso anche a me. Oddio, fermati, c'è il professor Giamei che ci sta ascoltando, selva di mani per Alessandro Giamei, perdonami, è il mio italianista del cuore che ci sta seguendo. No, per carità, anzi, questo è un momento che arramba, va benissimo così. Scusa. No, figurati. Allora, dall'America. Allora, no, tu sei fastidiosa, pedante, eccetera. Lei invece sì che è una donna vera o una femminista vera. Parliamo di questo. Questa cosa in cui ho scoperto di recente che esiste questo ufficio patenti femminismo. Cioè, se tu vuoi poter parlare da femminista, devi rivolgerti a questo ufficio, ci sono degli uomini dentro che ti dicono chi è veramente femminista e chi no, lo hanno deciso loro naturalmente, e lo stabiliscono in base a un metro che si chiama fastidiometro, cioè più gli dai fastidio, meno sei femminista. Più invece corrispondi alla loro idea di donna condiscendente, più sei una vera femminista. Ecco, funziona esattamente in questi termini. C'è un problema, cioè non ce lo dite voi che cos'è il femminismo, non ce lo spiegate voi quali sono le battaglie. Io sono stufa l'8 marzo di ricevere messaggi di uomini che mi spiegano quali sono le vere battaglie che dovrei combattere. La risposta è sempre la stessa. Sempre. Io prima spiegavo, mi fermavo, discutevo, adesso c'è questo, sempre. Scusa, secondo me le vere battaglie sono... Certo, continua. Come direbbe Gasparrini, due pizze coi funghi e una matriciana per noi, grazie.
Lorenzo, sì, le risposte di Lorenzo sono meravigliose. Ho assistito a Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista, che non risponde solo una volta così con l'ordinazione, ma continua. Quando l'altro si agita, ah, poi mi dimenticavo, di contorno vorremmo, ed è da morire dalle risate. Lorenzo ha capito tutto, perché non sono persone che in realtà vogliono discutere, sono persone che ti vogliono solo dare fastidio, inquinare il dibattito che stai facendo, inibire sì. l'intervento di persone che hanno argomenti, cioè tu stai, è il classico caso in cui giochi a scacchi col piccione. Non sa giocare, muove tutti i pezzi a caso, ti scagazza la tastiera e poi se ne va tutto impettito, come se avesse vinto lui. Cioè non ha nessun senso di fare stato come un piccione. Però a me, quando faccio questa cosa, quando provo a fare questa cosa, perché ancora non mi è naturale, mi accusano di sottrarmi al confronto. Cioè, la cosa è, io dovrei mettermi col piccione a ragionare, perché secondo il piccione, se io non mi fermo a ragionare, mi sto sottraendo al confronto, e quindi sì, è come se dovessi difendermi. Capita spesso, io cerco sempre di spiegare che non me l'ha ordinato il medico, come dire, la persona afrodiscendente non è obbligata a discutere col razzista, la persona LGBT non è obbligata a discutere con l'omofobo, non ce l'ha ordinato il medico che vi dobbiamo convincere. Io quando parlo, quando mi dicono, però questo libro che hai scritto è un po' aggressivo per gli uomini, dubito che lo leggeranno, ma chi ti dice che l'ho scritto per gli uomini? L'ho scritto per le donne magari, per donne che hanno bisogno di trovare il modo di dire cose che sanno già benissimo, ma non sanno magari dire, oppure donne molto giovani che certi discorsi che per noi sono assolutamente consolidati magari li sentono per la prima volta. Cioè, perché pensi sempre che io debba convincere te? Non sei tu il centro del mio discorso. Poi ti dicono, ma non sei democratica. Non devo essere democratica sui miei profili. Io utilizzo i miei profili per parlare delle cose che mi interessano con le persone che mi interessano. Certo. Ho tutto il diritto di scartare gli interlocutori che mi fanno perdere tempo. Dobbiamo anche smetterla con questa cosa di essere troppo condiscendenti, di essere troppo... Certo, ti diranno che sei stronza, ma me lo prendo con tutto il cuore. Ci sono giornali a cui non rilascio interviste. Ci sono trasmissioni dove non vado, per esempio. Nicola Porro sarà 2 anni che continua a dire Mica Murgia non viene nel mio studio. Cioè, no che non ci vada nel tuo studio, perché non ti riconosco, come gli ho già ripetutamente scritto nelle mie risposte, se io non penso che in quel contesto ci sia la volontà di un vero confronto, ma ci sia invece un'intenzione manipolatoria, non ho tempo. Io sono sopravvissuta a un tumore, Vera. Non è che c'ho minuti da buttare. Avuto una seconda vita, non la butto via per uno che cerca di manipolarmi. Ho tutto il diritto di scegliere dove voglio fiorire, senza che necessariamente questo, diciamo, questa fioritura debba avvenire nello sterco. Qualcuno ha da obiettare su questo, leggo nei commenti, che sarebbe una chiusura rispetto alla possibilità di dialogo, però da veterana del dialogo, da veterane del dialogo, io aggiungerei che il dialogo comporta che ci sia anche una volontà di ricevere delle informazioni dall'altra parte. Se diventa giocare a squash, cioè io che gioco contro una parete che mi rimbalza, non è più dialogo. Quindi il dialogo si fa in due, lo dice la parola. Se dall'altra parte c'è un muro di gomma, non è dialogo. Non so se sei d'accordo, ma... Sono d'accordissimo, io metto le mie energie dove c'è la possibilità di creare un cambiamento, dove non c'è non vedo perché dovrei sprecare energia, ma questo è un diritto di tutti, voglio dire, se tu mi inviti per tendermi una trappola, per farmi finire a dire quello che vuoi che io dica o per rendermi funzionale, in televisione questo è un rischio che si corre sempre, perché a differenza di un incontro faccia a faccia, io non ho mai tenuto il contraddittorio. In televisione ci sono più linguaggi sovrapposti. Mi è capitato di dire quello che volevo dire nel modo in cui lo volevo dire, e nell'istante in cui lo stavo dicendo il regista inquadrava i miei piedi con le scarpe col tacco, per cui tutto quello che stavo dicendo o inquadrava il mio interlocutore che nel frattempo scuoteva la testa. Quindi c'è una narrazione sulla narrazione che io non controllo, che non è una narrazione autentica, è una narrazione funzionale all'obiettivo che quella trasmissione si è data, per cui ci sono trasmissioni in cui vado
perché mi sento, come dire, accolta nella possibilità di parlare con autenticità, e ci sono trasmissioni in cui non vado assolutamente perché so già che il registro è stato pensato per rendermi funzionale al contrario di quello che io vorrei invece dire. Quindi è un diritto dire no, così come, ecco, dovrebbe esistere una specie di decalogo come quello di Pennac del lettore, no? In cui ti dicono: se il libro non ti piace, non sta scritto da nessuna parte che devi arrivare fino all'ultima pagina. Non è che allora rifiuti il confronto col libro o non sei democratica con lo scrittore. Hai scritto un libro che non mi piace, lo chiudo e dedico la mia vita ad altre cose, ad altri libri o ad altri piaceri. La stessa cosa vale per il confronto. Se possiamo spostarci reciprocamente di posizioni, ma io ti dedico la vita, ma se ho il dubbio che tu mi voglia usare per confermare il tuo pregiudizio, non ti dedico neanche un istante, ed è un mio diritto. Sì, ed è una cosa a cui si arriva secondo me anche col tempo, cioè partiamo tutte o tutti più idealisti di così, no? Con l'idea che ci sia sempre bisogno del dialogo. Diciamo che questa mia disillusione, non so se tu condividi questo, ma deriva dalla pratica, cioè ci sono delle volte che davvero ti rendi conto che hai sprecato del tempo prezioso, e io sono dell'idea che abbiamo una sola vita e quindi appunto le energie vanno orientate in certe direzioni a scelta mia anche, quindi decido io a questo punto. Cioè, per esempio, io per tantissimo tempo non ho mai bloccato nessuno sui miei social, che sono assolutamente aperti. Dopodiché ultimamente, siccome ho avuto un po' più visibilità, secondo alcuni, anzi no, devo rileggere Victor Hugo perché mi può insegnare qualcosa su come gestire la fama, grazie del consiglio, ho iniziato a dover bloccare gente perché c'avevo, scusami il termine francese, i gatti che si attaccavano ai coglioni e che stavano lì, no, a martellare e a richiedere attenzione, ma per giorni, sfiancandomi, e quindi a un certo punto ho detto: vabbè, lì non c'è volontà di dialogo, lì c'è volontà proprio sfiancandomi di... sfiancandomi è il termine. Io ho una quota di energia che è ampia ma non infinita. Esatto. Cioè, lo scopo di questo tipo di interlocuzione è far diminuire la quota di energia. Tutta l'energia che io dedico a questi scontri improduttivi e spesso distruttivi è energia sottratta a luoghi in cui invece potrei costruire dialogo con persone veramente interessate. E non è che sono, cioè, io conosco moltissimi maschi che mi hanno scritto per dirmi: guarda, grazie perché ho cambiato idea. Ho cominciato a capire. Anche uomini che avevano già fatto un percorso, che stavano cercando di cioè uomini disposti all'ascolto, perché è logico che se io ti dico c'è una discriminazione in atto sul sesso femminile, tu che sei un uomo puoi non capirla, io non ti attribuisco cattive intenzioni, sono convinta che tu pensi non aver mai fatto un gesto maschilista in vita tua, però ti sto dicendo che il modo in cui ti hanno insegnato che è giusto comportarsi ha su di me delle conseguenze sbagliate, su di me e su altre donne delle conseguenze sbagliate. Ci sono uomini che questa cosa la escludono a priori, non è vero, stai mentendo. Ci sono uomini che si fanno venire il dubbio e dicono: se avessi ragione, io non vorrei essere la persona che stai descrivendo. Quindi aiutami a capire esattamente come vivi tu questa cosa qui, come la vivono altre donne. È una delle ragioni per cui io tutte le volte che posso usare il mio spazio per far parlare altre donne, lo faccio. Perché altrimenti sembra che questa cosa sia una mia fissazione. Tutti questi video che abbiamo raccolto con Repubblica in quest'ultimo mese sono centinaia. Io ringrazio molte di queste donne, probabilmente ci stanno ascoltando in questo momento, e anche diversi uomini me li hanno mandati. Volutamente ne abbiamo scelti molto pochi di uomini, perché l'8 marzo è uno spazio di lotta delle donne ed è giusto che ci siamo. Però ascoltare le voci di molte donne che ti dicono la stessa cosa forse può spingerti a pensare che il problema non è Michela Murgia, non è Vera Gheno, non è Giulia Blasi, non è Maura Gancitano, che sono quattro che si sono fissate, ma ci sono decine di donne che tu non conosci che ti stanno dicendo la stessa cosa. Fatti venire il dubbio che potrebbe dal loro punto di vista essere vero quello che dicono. A quel punto però, se fosse vero, tu avresti davanti solo due scelte: o continuare come hai sempre fatto, ma sapendo che quello che fai ha delle conseguenze dolorose per qualcun altro, oppure cambiare. E questo potrebbe avere delle conseguenze dolorose per te, perché è chiaro che se c'è la negazione di un diritto, significa che tu stai agendo un privilegio e che qualcuno ti sta chiedendo di negoziarlo quel privilegio in nome di una giustizia. Per molti uomini questo è un sacrificio oggettivamente troppo grande, però bisogna saperlo, cioè devi decidere da che parte stai. La scelta non è opzionale, la devi fare. Assolutamente vero. Guarda, noi abbiamo ancora
7-8 minuti prima che poi Instagram inizi a buttarci fuori, quindi ti lancio solo altri due assist in cui mi rivedo anche in questo. Uno, adesso ti spiego come stanno le cose, e due, era solo un complimento. Questo è un vai libera, sono due sezioni del libro ovviamente da qua. Questo è uno dei miei preferiti, perché l'uomo per molti anni è stato convinto che fosse un suo diritto esprimere il suo parere sul tuo corpo. Cioè, il corpo delle donne esiste per essere giudicato dallo sguardo degli uomini. Questo è un pregiudizio di genere fortissimo ed è molto difficile abbatterlo, perché gli uomini sono convinti che alle donne questo faccia piacere. Per cui, se entra una donna in un consesso di riunione, tutti pensano che sia giusto dirle come sta bene, come è vestita, come è pettinata, sembra dimagrita, sembra... O anche giudizi negativi, ti vedo sciupata, ti vedo troppo magra, sei ingrassata, sei mica incinta. Non esiste, come dire, il diritto di giudicare l'altro per l'aspetto fisico. Questa cosa pesa tantissimo sulle donne, sulla loro sicurezza personale, nel senso che distrugge la percezione che hai di te essere continuamente sotto giudizio. Perché se ti fanno i complimenti, ti confermano che devi performare ogni volta che esci. Se ti insultano, ti distruggono l'autostima, perché pensi di non rientrare nel canone di desiderabilità, e tutte vogliamo invece essere carine o essere considerate carine. E in mezzo a questo c'è anche un altro tipo di insicurezza, cioè se questa cosa avviene con persone che conosci genera questo primo caso, ma se avviene da parte di estranei che per strada ti commentano mentre passi, questa cosa non è solo l'insicurezza esistenziale che ti mina, ma è anche la sicurezza fisica. Cioè, che ne so io che quello non mi segue? Che ne so chi è? Che intenzioni ha? Che ne so quanto corrisponde quello che mi sta dicendo a quello che veramente vorrebbe farmi e potrebbe? Quanto è buia la strada in cui me lo sta dicendo? Quanto sono sola? Quante persone ci sono intorno? Quante mi sentiranno? Quante di quelle che mi sentono si fermeranno? E devo arrivare sotto il portone di casa, c'è un androne. Cioè, tutte queste cose le donne le sanno, ma ai maschi è difficile spiegarglielo. Mi è successa una cosa anni fa, forse l'ho raccontata parecchio tempo fa, ma mi fa piacere raccontarla anche adesso, in ultimo. Partecipai a un laboratorio di drag king, è un po' il contrario delle drag queen. Ci sono donne che vengono truccate e trasformate letteralmente in uomini, solo che anziché fare il processo delle drag queen, che vengono trasformate in super donne, in regine, il drag king tende al realismo, per cui quando esci da quel laboratorio sembri un uomo, banalmente, non un super uomo, ma un uomo normale, diciamo. Feci quella cosa e durò ore, nel senso che fasce su fasce per premere il seno, aggiunta di cuscini per riequilibrare i volumi, l'attaccare peli finti della barba con della colla cosmetica, imparare una postura. Dopodiché la fine di quel laboratorio prevedeva che ciascuno di noi andasse nel posto dove non sarebbe mai andata se avessi avuto l'apparenza di una donna, perché si sarebbe sentita insicura e spaventata. Io andai nel sottopassaggio della stazione Ostiense, dove abitavo in quel periodo, e lì ho sperimentato per quale motivo gli uomini non capiscono quando noi diciamo questo. Io sono entrata lì sotto e nessuno dei maschi che erano lì mi ha vista. Cioè, il dono dell'invisibilità, come il mantello di Harry Potter. Non esistevo, non ero una preda. Perché ero maschio, ai loro occhi non ero bersaglio. Io mi sono detta, ma uno che è nato nel corpo di un uomo e vive costantemente questa sicurezza nei confronti dei suoi stessi, simili di genere, non ha paura, non la può capire quella paura. Io quella paura, come tutte quante noi, ce l'ho da quando avevo 11 anni e ha cominciato a sbocciarmi il seno e ho cominciato ad assumere la forma di una donna compiuta, per cui gli sguardi degli uomini mi hanno sessualizzata. Ma se tu non sei un soggetto sessualizzato, quella paura non la capirai mai. Quindi io a molti uomini chiedo, scusa, ma tu vuoi che le donne abbiano paura di te? Pensi che
quel complimento che stai gridando per strada le faccia sentire veramente bene, o non, o vuoi prendere sul serio il fatto che molte di loro si sentiranno male? Io sono sicura che tanti uomini sarebbero disposti ad ascoltare l'ipotesi che forse gridare a un'estranea bel culo non è la cosa che le fa più piacere. Mm-hmm. Ah, guarda, sono strada d'accordo, grazie di questa testimonianza, mi piacerebbe farlo anche a me sta cosa del laboratorio di Drag King, perché sicuramente sarebbe una bellissima esperienza. Allora, prima di chiudere, volevo nominarti un altro libro che ho appena finito di leggere, che si chiama Hate Speech, il lato oscuro del linguaggio, di Claudia Bianchi. C'è un concetto che ancora io non conoscevo e che secondo me riassume bene molte delle cose che noi diciamo. Allora, Claudia Bianchi parte citando un pezzettino di Orgoglio e Pregiudizio, in cui c'è Liz Bennett che sta cercando di frenzonare il cugino, no? Mr. Collins. Cioè gli sta dicendo, guarda, non c'è trippa per gatti, non ti voglio sposare. E lui a ogni suo rifiuto continua a dire, che carina, fai le moine, che cosa femminile, perché si sa che le donne quando dicono no, in realtà dicono sì, no? E va avanti così per un sacco di... Conosci bene? E Claudia Bianchi sintetizza così. Elizabeth è vittima di un particolare fenomeno conversazionale detto di ingiustizia discorsiva. L'appartenenza a un gruppo sociale discriminato, in questo caso per genere, sembra distorcere e a volte annullare la possibilità di agire efficacemente con le proprie parole. Questa cosa mi sembra... il riassunto perfetto anche di tutto quello che tu racconti in Stai Zitta, perché prima capiamo che c'è un problema alla base, cioè che spesso le donne sono vittime di un'ingiustizia discorsiva, per cui quello che dici non ha la forza che avrebbe se fosse un uomo a dirla, e meglio è, secondo me è un ottimo punto di partenza. E io ti volevo ringraziare di aver scritto questo libro, perché a parte che non ho nominato ancora le bellissime illustrazioni di Anarchicca che sono favolose e che sono all'inizio di ogni capitolo, sono veramente molto molto belle. Insomma, che altro dire? Michela Murgia, Stai Zitta e altre 9 frasi che non vogliamo sentire più, fresco fresco per Einaudi, grandissimo, fichissimo, secondo me da regalare a tutte le donne che abbiamo attorno, un ottimo regalo per la festa della donna, secondo me è così proprio, no, ma veramente è un bellissimo libro, mi sono goduta tanto a leggerlo e sono anche felice di averlo potuto discutere con te, perché insomma non è una cosa che capita a tutti avere il privilegio di discutere con l'autrice, quindi... Raramente questi discorsi sono interessanti come stasera, perché quando la pensiamo allo stesso modo finiamo per darci ragione per un'ora. Può essere interessante sicuramente. Devo dire che per l'ammirazione che ho per te e per il tuo lavoro e per la tua instancabile militanza anche didattica, devo dire, cioè tu sei una pedagogista nata, io per niente proprio, io non ho nessuna pazienza, e quindi ti ringrazio di avermi dedicato il tuo tempo stasera, e ringrazio anche il Circolo dei Lettori che ci ha fatto da casa. Quindi... No, grazie Circolo dei Lettori, grazie Michela, grazie a tutte le persone che sono intervenute, grazie anche ai troll preziosissimi, perché tante, confermano... devo dire, traditori della patria, dovevate guardare Sanremo, il Nazional Popolare, non noi due. È vero, non ci abbiamo neanche una scollatura da sfoggiare. Infatti guarda, è proprio tristissimo, ho solo un tonno appeso fra le tette, quindi una cosa tristissima, veramente. Io non so se vedi, io sono conciata come un bruto di oltre la barriera, perché mi hanno staccato il gas per una perdita di gas e sono una settimana al gelo in casa col pinguino. Non è un vezzo questa cosa, lo uso per scaldarmi il tè. Domani me lo riattaccano, quindi domani posso tornare a scoggiare scollature. Va bene, allora la rifaremo con le scollature, allora questa, va bene? La presentazione, ok? Grazie molte. Ciao, buona serata, ciao.